tutta l'attrezzatura da subacqueo in 4 minuti. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Massimiliano e voi siete su Sub H2O. Iniziamo col parlare dell'attrezzatura che viene utilizzata in tutte praticamente le attività subacquee. Però attenzione, se parliamo come in questo caso di subacquea con bombole, sarà necessario utilizzare un'attrezzatura specifica per questo tipo di pratica. Esistono infatti delle piccole ma significative differenze rispetto all'attrezzatura utilizzata in altre pratiche. Nello specifico sto parlando di maschera, muta, pinne, calzari o scarpette, cintura e zavorra e lo snorkel. La muta è spesso realizzata in neoprene e lo spessore va scelto in base alla temperatura dell'acqua. Esistono mute da 2, 3, 5, 7 o addirittura 9 mm che possono essere umide, semistagne, cioè dotate di una cerniera a chiusura stagna che ne agevola la vestizione, e stagne per acque particolarmente fredde. Per l'utilizzo però di questo ultimo tipo di mute è necessaria una preparazione particolare per ottenere un corretto assetto sott'acqua. Differentemente da come avviene nell'apnea, le mute per la subacquea sono un po' più rigide perché subiscono un certo schiacciamento dovuto alla pressione dell'acqua. Per quanto riguarda i calzari, invece, nella subacquea con autorespiratori sono delle vere e proprie scarpette con tanto di suola e sono necessarie per poi indossare le pinne, utili per muoversi più velocemente e con più precisione sott'acqua, ma sono più corte e più rigide rispetto a quelle che vengono utilizzate ad esempio nella pesca in apnea. Infine, per riuscire a rimanere praticamente sott'acqua è necessaria una cintura con dei pesi, che sono rappresentati da dei piombi, il cui peso va stabilito per riuscire ad acquisire il giusto assetto quando siamo sott'acqua. Indispensabile ovviamente anche la maschera, che permette la visione sott'acqua. Anche qui però la maschera per la subacquea con autorespiratori è un po' più grande rispetto a quella utilizzata per l'apnea e quindi anche un po' più costosa. Alcuni sub amano utilizzare anche lo snorkel per respirare, per consumare meno aria dalle bombole quando sono in superficie. Parliamo infine del computer subacqueo. È obbligatorio ed è necessario per ottenere informazioni sulla profondità e sul comportamento che dobbiamo rispettare per evitare la patologia da decompressione. Nel precedente video, infine, abbiamo anche accennato al sistema ARA, che è necessario per praticare la subacquea con autorespiratori. Il sistema ARA, cioè autorespiratori ad aria, è l'insieme dell'attrezzatura necessaria per respirare sott'acqua. Gli elementi che compongono quest'unità sono le bombole, che sono dei veri e propri serbatoi di aria nella maggioranza dei casi, e l'erogatore, che appunto eroga l'aria ed è collegato direttamente alle bombole attraverso quello che viene chiamato primo stadio, e invece arriva alla bocca del subacqueo attraverso quello che viene chiamato secondo stadio. Il suo funzionamento è molto complicato e non è oggetto di questo video. Lo stesso erogatore, che viene chiamato anche octopus, va collegato direttamente al GAV o jacket, un vero e proprio giacchetto che serve al subacqueo per immettere o togliere dell'aria che proviene dalle bombole e che serve per regolare il giusto assetto sott'acqua. Va gonfiato di aria se si ricerca un assetto più positivo, va sgonfiato dall'aria se si cerca un assetto più negativo. Detto questo, io ho veramente finito e noi ci vediamo senz'altro ad un prossimo video. Ciao!